Visto che l'amicizia è una cosa seria, con Sì. Giorgia Meloni siete amici? Sincero, eh? La stiamo costruendo. Ah, poi gli amici... Sono un'altra cosa. Gli amici, ripeto, abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica. Sì. Lei ogni tanto gioca a burraco con la Francesca. Io no, perché sono due faine quando giocano e odiano perdere. E quindi io già ho un lavoro complicato di giorno. Se devo anche incazzarmi per il burraco la sera, no grazie, no. Quindi le lascio giocare. Comunque, diciamo, al netto del burraco, la Premier si è particolarmente irritata per la vicenda della Convention di Democrazia e Identità, per quel videomessaggio registrato da Marine Le Pen. Quel videomessaggio lei l'aveva visto prima? No, io non l'avevo visto. Però conosceva il contenuto? No, io non sapevo. Quando invito qualcuno a parlare, non so, ad esempio anche il leader del partito portoghese che ha appena vinto le elezioni è andato giù abbastanza diretto con la von der Leyen, anche i fiamminghi. Certo, però non ha fatto un attacco frontale alla Meloni. No, cioè, nel senso che se Le Pen ha detto sarebbe giusto dire agli italiani o ai francesi prima del voto per l'Europa se sosterresti la von der Leyen con tutto quello che ha fatto negli anni passati. L'unico che è Matteo Salvini. Però diciamo che è facilmente ipotizzabile che Marine Le Pen non l'avrebbe messa, diciamo, in difficoltà facendo uno sgarbo del genere. No, è andata diretta. Marine è un'amica che conosco da anni e che spero vincerà le prossime presidenziali in Francia. E anche lei ha il pregio o il difetto, a Quindi seconda dei casi, di andare giù dritta. Il contenuto non l'aveva no, visto, No, però se l'avessi visto, onestamente, non l'avrei censurato. No. Se uno ti manda un però messaggio... Però magari avrebbe avvisato no. la Meloni. No, e dopo gli ha detto, mi ha messo però, in difficoltà. Però comunque, vabbè, in Italia, ovviamente, abbiamo un mandato, e quello è. A Bruxelles, rispetto a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, la Lega ha un atteggiamento diverso. Ma il Premier a quale tavolo si deve sedere, no? Ah, no. In questo momento la può messa Giorgia è Presidente del Consiglio, quindi è chiaro che ha a che fare con i Presidenti del Consiglio, ha a che fare con Macron. G7. Che io non abbia gran simpatia per Macron, mi sembra chiaro. Si è capito. Pino Corrias sta scritto Giorgia Meloni, che non l'ha mai amato, lo fa secco ogni mattina. Perché? Così ha detto Pino Corrias. Io e lei ogni tanto la mattina ci messaggiamo ironizzando su questo o quell'articolo in cui ci odiamo, ci provano. Però che ve ne fate un po' di tutti quelli. È pure la politica, nel no, senso. No. È chiaro che io conto che la Lega torni a essere prima, ma non a discapito né del governo né di Giorgia. Ma se torna a essere prima a discapito dei suoi alleati per forza. C'è tempo. Sono un pescatore. Il pescatore ha la pazienza come sua dote. Poi a volte, anche quando non prendi niente, ti piace star lì bello, seduto, da solo, tranquillo. Ma lei non sta bello seduto, tranquillo, perché gliene fate tutti i colori, ve ne fate ma tutti. No, ma non è vero, dai. Sul terzo mandato per i sindaci e per i governatori, lei non l'ha spuntata, la Meloni ha posto il veto sulla questione. I più malevoli pensano che l'ha fatto apposta per mettergli tra i piedi suo collega Zaia. Molto semplicemente io penso che se un cittadino si trova un bravo sindaco, un bravo governatore, doverlo rottamare, pensionare per legge dopo due mandati sia un errore. No, però no, la quello, pensiamo da soli così, perché tutti gli altri non so, hanno votato contro, ne prendo atto. Questo pensiero è malevolo? No, non è malevolo. Io penso che io e Giorgia siamo necessari l'uno all'altro. Lei ha proposto di mandare Zaia in Europa, Zaia diciamo si è rifiutato, lei ci è rimasto male? No, mi spiace, però io non sono uno di quei capi che obbliga qualcuno a fare qualcosa che non si sente di fare. Zaia, Federica e Giorgetti vanno più d'accordo con lei o con la Meloni? No, vanno d'accordo sia con me che con Giorgia, però ci sentiamo più spesso di quanto i giornalisti non scrivano. Bene.